dire buongiorno Tokyo ma buongiorno non direi jet lag è mezzogiorno <ride> mi sono solo svegliato per prendere le bende della colazione le camere di hotel sono eh, attrezzate tutte quante con eh, un, un altro parlante che serve per le emergenze anche in caso di incendio o di terremoto quindi stanno utilizzando queste cose qua per dirci è pronta la colazione fuori la porta è pronto il pranzo fuori la porta quindi stamattina c'è questa voce che ci ha svegliato noi eravamo morti perché ci siamo andati a dormire che erano le quattro e mezza di mattina e ho perso le bendole, le ho appoggiate sul tavolo mi sono rimesso a dormire ci siamo svegliati tipo poco fa e fra mezz'ora arrivano le altre bende quelle del pranzo ma non abbiamo ancora mangiato manca la colazione ah, la colazione ragazzi è mica tanto leggerina eh. c'è l'hambug c'è il pesce fritto verdure è arrivato il pranzo attenzione ehm ti portiamo il mangiare fuori la porta hai 10 minuti di tempo wear A 10 eh. mm. minuti maschera in faccia non ti chiudi fuori la porta date una mossa Ok, abbiamo capito ormai che sarà il green tea, tè verde tutti i pasti. Colazione pranzo e cena ci facciamo una bella cura del tè verde, che non ce la leva nessuno. Arriviamo sui 200 grammi di riso tutte le volte. Ah, oggi ci abbiamo pranzo. Sempre sta croquette che te la, te la ritirano dietro i reni ogni volta. Polpette, verdure. E eh. Eh, va bene. La prossima arriverà. Alle 6 di pomeriggio, come i vecchi, no? Alle 6 c'è la cena. Oggi è San Valentino. San Valentino: ci hanno dato pure il cioccolatino. Che è la forma di cuoricino San Valentino. Piccolo cioccolatino, San Valentino. Immaginate quelli che si stanno a fare a quarantena da soli a tristezza. Eh, sto cioccolatino a bento. Ah, ragazzi. Oggi. Dopo, ovviamente, fatto la a pranzo, nel stesso momento, eh, voglio parlarvi delle regole. Quelle che c'è qua sul foglio, la carta canta ci dice quello che si può fare e quello che non si può fare. Allora, la procedura per stare nell'hotel in quarantena è: ovviamente, prima regola, per favore, non uscire dalla stanza. Se è quarantena, devi stare chiuso in stanza, non puoi uscire dalla stanza. Eh, sei sicuro di uscire dalla stanza? Fallo con la mascherina perché? Perché se quando ti porto la manciata non ti lo porto in stanza te lo lasciano fuori. O mettono una sedia davanti alla porta, o mettono una specie di tavolino davanti alla porta. E tu, una volta che apri la ogni volta che apri la porta per prendere quello che è fuori, devi indossare la mascherina. Se devi andare in bagno, devi usare il bagno nella stanza. Mm. Di perché esiste questa cosa, devi andare a fare la pipì solo tu nella tua stanza d'hotel, non la puoi andare a fare nella stanza al vicino io volevo andare a bussare al vicino, dico, posso usare il tuo bagno? Non lo posso fare c'è cioè, internet, meno male, sennò no, qua sai dopo cominci a prendere a morsi il divano <ride> o mi sbrigio i comodini dopo, se non ce c'è rimango internet, sai come sai lo sclero al quarto o quinto giorno come stai dopo manca a, a secondo a me non sbaglio internet, se sentite i rumori sottofondo è mia figlia che prova a aprire la cassaforte, cioè, vai zia, vai amore, smonta la cassaforte, non fate telefonate internazionali, eh, non approfittate, non eh, eh, è che a fare chiamate, eh. fate arrivare tipo mezzo milione di euro di, eh, di telefonate all'hotel dopo. questa cosa interessante di chiudere la, di, la, la doccia la, bagno del, de, la porta del bagno quando vi fate la doccia perché ok ok, okay. perché se no il sistema d'allarme si disattiva ok SNS eh, e no, l'applicazione quella che dovrebbe chiamarmi ha chiamato prima mia moglie e gli ha chiesto pure di me era un bagno e tu fai una cosa del fretta, su cioè, quelli che ti chiamano ti dicono come stai, stella là, sei in camera, mica sei, sei scappato via È Quindi ti dicono mi raccomando rispondete se vi chiamano, mandano messaggio o vi videochiamano Non valcolizzate quando state in quarantena, mannaccia È mai una gioia andare vita, non ti puoi manco alcolizzare, sai festini da solo, in depressione l ho detto prima, immagino quei ragazzi, se c'è uno, ne ho visti tanti che viaggiavano vi da solo, che il cioccolatino oggi San Valentino ha tristezza. Quindi, non non, no, ti puoi alcolizzare da solo. Cioè? Allora, non sei autorizzato a portare alcol, coltelli, rasoi, qualsiasi cosa che possa essere, posso tagliare. Hanno paura forse che ti vengano 5 minuti e ti toglie la vita perché poi non c'è... Sì, credo che hanno paura che, che scleri stanno chiusi in una stanza da solo e verranno consegnate alla, alla reception cioè alla reception, ho detto che noi siamo entrati da dietro quindi verranno comprese da degli addetti poi chiusi in bus e poi ve le ridanno il pranzo alle 8 e mezza, alle 12 e alle 6 la spazzatura non è divisa più di tanto, la stessa uh, busta in cui ci lasciano le bendole, la stessa che noi poi la, la ritorniamo con la spazzatura. L'unica cosa che devono essere separata, loro chiedono per cortesia, sono le bottiglie di plastica, che le dobbiamo mettere in una busta a parte. Per il resto, noi possiamo mettere tutto quando le bendole sono fatte di plastica. Io mi sto contando, mi sto tenendo gli elastici perché voglio vedere quanti cavolo le collezioni collezione in questi sei giorni. Mi sembra una marea, lo vedo come uno spreco, onestamente. tu, a me, voglio ti preferisco. Me li, me li tengo, me li tengo li uso. E per adesso questo qua. Ma adesso aspettiamo quando arriva la cena, vediamo che ci porta la cena. Io, mia moglie, il terzo giorno comincio a sbroccare. Riso, riso e verdure, il terzo giorno sbrocco. Voi, secondo voi? Ovviamente nei commenti, raga, lasciate le vostre domande. Perché sono sei giorni, così io le, le sfrutto, le vostre domande, per fare altri video, per eh, togliere altre curiosità. Ok? E vedete, ieri ho spiegato l'ingresso, oggi vi spiego le regole. Domani, casomai, faccio il video... Sul viaggiare con i bambini. Perché c'ho mia figlia che è piccola, quindi molti voi mi hanno chiesto: ma com'è viaggiare con una bambina così piccola? È semplice e complicato. posso fare video. Quindi, questi sei giorni io mi tengo impegnato i social E su Instagram andate da dato un'occhiata perché su Instagram arriva prima la roba. Alcune cose arrivano prima. Pensavo che veniva il rumore da fuori, mia moglie in bagno. Ci vediamo dopo Perché si domandava se si può uscire sul balcone? Eh? Hanno tolto tutto il pezzo, hanno bloccato la finestra in maniera che non si possa aprire la finestra, così non ti viene la voglia di buttarti giù. Ma a me ti godi. Una a tutti. Sono poco intorno alle le 6, adesso dovrebbero arrivare con la cena. Io ovviamente col fuso orario, boh, mi sono quagliato sul divano. Ho dormito, stanotte non si dorme.

siamo alla quarta, bando E sono arrivate altre tre pacchetti di tè verde. Raga mi sto depurando. Ho detto, mia madre ha detto: Ma non ordiniamo Uber? Mi ha ordinato roba da mangiare, qualcosa da mangiare più per la bambina. E tu vuoi le patatine? Vuoi la Coca-Cola? Ho detto: No, mi depuro. Dieta, ragazzi, ho finito. Bevo tè verde, mi faccio la doccia col tè verde, tutto tutto bruciamo il tè verde cioè, mia moglie mi ha cacciato tutto c'è una cosa con una decina di pacchi del tè verde dai che si va di tè verde cosa so abbiamo stasera cioè, abbiamo riso qui c'è la frittata già fa. la zucca e le verdure si mangia molto ragazzi ah. e beh dai alle 6 Ovviamente sono le sei e mezza, ok? Mangiamo Diciamo che alle 9.10 ti fa fame e cominci poi a prendere a morsi la, la sedia Il divano, tu man, ti mangi il divano e ti cominci a sbriciolare i comodini